Ciao ragazzi, siamo a Desalp, stiamo per iniziare la nostra giornata in bicicletta e visto che abbiamo l'occasione di girare con Timo Pritzel, chiaramente chiametemi c'è sempre, come il prezzemolo, visto che lui, oltre ad essere una leggenda vera e propria della mountain bike, è anche istruttore di yoga, ci darà 5 consigli prima di iniziare a girare. So, Timo, explain us please what we have to do. And the bike. Matteo, tieni la bici. No, like, because now we're here on top of the mountain, where all the body is really cold, it's only 10 degrees, and it's really important to, before you ride, just warm up a little bit, because when you're just stiff and cold, you go right into the trail, you have the first jump, you land too hard, you like, your ankles and your wrist, and it's just simple, you know, do some, for example, the first one, just take your hand from this direction, and just loosen up the shoulders, and it's the whole chest here and the shoulders, and you can do it pretty fast and good breathing with it. Quindi Timo ci sta spiegando che quando ci sono 10 gradi e dobbiamo fare la prima discesa, qui è pieno di salti, è inutile andare freddi e prendere subito una cartella. Quindi riscaldiamoci le braccia in questo modo. Yeah, because it's really quick and you feel better already, you breathe better, and it's really important for the shoulders too, because you have a lot of pressure holding the handlebar. And then, you know, take your wrist and stretch it like that a little bit, and also here, because it's good to loosen them up, because you have so much, you hold always Stress. the handlebar and it's a lot of stress, so it's good to do that. Quindi riscaldiamoci anche le mani, facciamo un po' di stretching anche alle mani perché è fondamentale, soprattutto for the brake bumps, perché ci sono talmente tante brake bumps che sono le cunettine che ti distruggono le mani e se non sei un po' riscaldato e un po' tirato, fai la prima discesa e poi te ne puoi anche andare al bar. So now, so you have a little bit more warm up for the wrist, just so your body gets more pressure. Just do some push-ups, you know, you can hold it here and just do some push-ups, you get more warm. And from here, you can bend the knees a little bit and hold E your questo elbow. serve per tirare tutta la parte dietro. So this is Con le ginocchia piegate? so you warm up your vertebrae And and you you stretch You your. stretch. This is really awesome when you do it after riding too, because you have all the compression, Yeah? from hard landing, and just, you know, to really pull this apart, and the neck is loose. Quindi in due parole è fondamentale anche stirare la schiena in questo modo con le ginocchia un pochettino piegate e questo va fatto assolutamente anche dopo la bicicletta perché durante la giornata prendiamo un sacco di compressioni sulla colonna vertebrale e con questo esercizio andiamo a stirare la colonna vertebrale. Quindi Perfetto, perfetto. bellissimo. And also another part of the body that was riding your bike is always your ankles. So when you go down on the front to warm up really your ankles and your feet. For a lot it's pretty stiff and you feel it a lot in the calves and here. Quindi Timo ci sta spiegando come è importante anche stretchare le caviglie e i piedi, anche perché tutto il peso quando si va in discesa viene messo nei piedi, nelle caviglie. Yeah, now from here you can also go down like this, and it's good for the lower back, because you warm up your lower back and you stretch it a little bit. You can have the arms to the front here, and also use your elbows on your knees. Usate i gomiti all'interno delle ginocchia. And you bring your chest forward, so you a little bit, you have a straight back. Buttate il petto in fuori, respirate. You do some breathing in here, you feel it, and you feel it on the lower back, but also here on the chest, you know. Sentirete di uno stiramento nella parte bassa della schiena, ma anche nel And petto. you can play around, you can have it like this too, and it's for some it's not so easy to have the ankle the heels down, and you can The see feet how it must feels. be stay down. Yeah, it's not so good like this, Ok? it's more Non state con i piedi troppo a papera, straight if possible, yeah. ma meglio paralleli. And it's good for the hips, you know?
Tutto bene, chiamate me. Oh, this is nice. You can also do another forward bend. Then, you know, you're just more ready for okay. the first ride. You're a little bit more warm up. So you're ready to go. And also what I like on a bike when I ride, I stretch my calves here. Ah, quando si è sulla bicicletta, di strecciare il polpaccio. Ok, buttare bene giù la caviglia per strecciare il polpaccio. Abbiamo finito? Finito, so now you know you're a little bit more warm up, more ready. Ok, abbiamo finito, siamo pronti per girare, loro sono belli scaldati, io sono ghiacciato perché non ho fatto un cacchio e va bene, andiamo a girare. Grazie Timo! Grazie. E grazie, chiamatemi come sempre, aiuto regia, bella, ciao!